della donna in generale. Quello che dice della donna è straordinario, spregevole, mostro, assassina dell'arte, è stupida e corrotta, l'imbecillità totale insieme a una notevole depravazione. Un momento, non ho ancora finito, questa è bellissima. Mi sono domandato spesso come mai lasciano entrare le donne in chiesa. Di che cosa possono parlare loro con Dio? Siete due idioti. Io non ho aperto bocca e poi non è detto che sia d'accordo con quello che dice Jules alle 2 del mattino. Allora protesti. Protesto, infatti. Il tuffo di Katrine entrò negli occhi di Jim a tal punto che il giorno dopo ne fece un disegnetto, lui che non disegnava mai. Ebbe un lampo di ammirazione mentre mandava Katrine col pensiero un bacio. Era tranquillo, nuotava mentalmente con lei che stava sott'acqua per spaventare Jules. Katrine! Katrine! Katrine, perché? Katrine, di qua. Katrine, sei matto. La mano. Mi dia la mano. Katrine, sei matto. Il cappello di Katrine se ne andò con la corrente. Jules era pallido, silenzioso, meno sicuro di sé e più bello. Katrine aveva il suo immutabile sorriso, simile a quello del giovane modesto generale al ritorno dalla campagna d'Italia. Del tuffo non si parlò più.